Ciao amici, bentrovati. Oggi vi voglio parlare di una ricettina, sempre di quelle semplici, ma che non sbagliano un colpo. È una ricetta che mi sono inventata ancora, penso, più di 30 anni fa. Nella mia famiglia la faccio veramente da 30 anni, tutti gli anni, tutto l'inverno. Chiunque è passato da casa mia se l'è portata a casa, nel senso che l'ha fatta. E insomma, è una ricetta di successo. Amici ristoratori l'hanno messa nel loro menù, insomma, una vera cavolata, ma anche a chi non piace la zucca, questo modo di cucinarla ha successo. Prima di passare alla ricetta vi voglio però dire due cose. Questo modo di cucinare la zucca, così buono, e piace anche a tutti i bambini, è importante usare un solo tipo di zucca, la zucca violina, questa zucca qua, vedete, perché ci sono tanti tipi di zucche, ma le altre io le ho provate tutte, non sono adatte per questo piatto, perché troppo acquose, ad esempio le delica, le mantovane, quelle tonde con la buccia verde, no. Tutte le altre zucche sono più adatte per i ripieni, vellutate, creme, passati, ma non per questo modo di cucinare la zucca. Quindi usate la violina. Le zucche di Halloween usate solo per Halloween, da vuotare, perché da mangiare sono, lasciamo perdere, insomma. Quindi mi raccomando, una zucca violina. Prendete la zucca, la lavate bene, perché in questa ricetta la buccia ce l'andremo a mangiare, sarà la parte più buona. Quindi mi raccomando, vedete, la zucca violina è anche rugosa, attenzione, perché esistono zucche di questa forma che però hanno la buccia liscia, non è la stessa cosa. Per questo ripeto, zucca violina con la buccia rugosa. Altra cosa, se avete un uomo in casa, un marito, un figlio grande, fatevela tagliare. Io di solito approfitto dei miei figli e del marito, oggi per fare il video la taglierò io, però è un lavoro più da uomini. Allora andiamo a tagliare le due estremità in questo modo qui, che le andremo a scartare. Ok, poi per facilitarmi il lavoro la vado a tagliare a metà, la metto in piedi e la vado a tagliare per il lungo. Ok, questa anche. Sono sicura che anche voi ve ne innamorerete di questa ricetta. Due paroline sui semi, che io non butto quasi mai, perché questi semi, andiamo intanto a vuotare la zucca, vedete, prima mi aiuto un po' con un cucchiaio. Io non li butto mai perché questi semi, se voi li mettete nel forno, li pulite un pochettino e cavate la grossa, ma anche se rimane un po' di polpa attaccata, se li mettete in forno con un po' di olio e un po' di sale e li fate proprio abbrustolire finché diventano croccanti, sono buonissimi nelle insalate, per decorare piatti, piatti gourmet, piatti particolari, sono veramente, oppure da mangiare così come aperitivo, proprio da sgranocchiare. La andiamo tutta a pulire in questo modo, poi se voi avete tecniche più veloci o migliori, però diciamo che ci siamo. Questa parte qui posso usare un coltello. Okay. La zucca è una verdura veramente fantastica, che c'è tutto l'inverno. Gli altri tipi di zucche io vi dirò che li uso più per i ripieni, dei ravioli, insomma, di altre cose, le vellutate, anche se rimane la zucca violina per me la mia preferita. A questo punto andiamo a tagliare la zucca come fossero delle fette di melone, circa.
così. Allora, è importante che non le facciate più grosse di questo, devono avere questa grossezza qui, vedete? Meglio più sul sottile che grosse. Le altre zucche, oltre ad avere un sapore più acquoso, hanno anche la questione che se sono tonde non riuscite a fare degli spicchi così. Ok, adesso facciamo queste due parti per farvi vedere. Allora, semplicissimo, prendete una teglia, ci mettete sotto della carta forno. Io prima metto un po' di sale anche proprio sulla carta, perché? Perché in questa ricetta quello che è importante è il condimento, perché deve prendere sapore. La zucca è molto dolciastra e per sé non ha un gran sapore, quindi dobbiamo far entrare il sale. Quindi prima metto una bella andata di sale, cioè siate generosi con il sale. Un'andata di olio, perché quando sarà in forno noi non l'andremo a toccare. Ripeto, siate generosi con i condimenti, non fate economia. Poi ce l'andiamo tutta a stendere, vedete? Così. 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 Facciamo questa teglia in questo momento. Una cosa importante, ora andiamo a condirla. Una regola che vale in cucina, specialmente per quasi tutte le verdure e anche le carni, di non salare mai prima di mettere l'olio. Prima si unge e poi si mette il sale. Se volete fare una cosa fatta bene. Allora, una bella irrorata di olio. Ragazzi, mi raccomando, olio, perché nella cottura andranno anche un po' a friggere, quindi ci vuole abbondante olio buono. Ok, ora andiamo con il sale. Assicuratevi di salarle bene tutte, perché andarle a salare dopo, certo, c'è sempre tempo, ma non è la stessa cosa, perché il sale nella zucca deve veramente penetrare. Non vi dico com'è la buccia in questa ricetta. È quasi più buona della zucca. Vedete che sembra tanto il sale, ma credetemi, ci vuole. Poi io vado a mettere abbondante rosmarino, potete usare rosmarino secco, rosmarino fresco. Io in questo caso ho il mio rosmarino che è secco, glielo metto perché è già rotto pezzettini piccoli e va a penetrare meglio, ma va benissimo il rosmarino fresco, va benissimo il trito di rosmarino, alloro e salvia. Vado proprio a condire, vedete, abbondantemente. Qui è il condimento che va a dare importanza a questa ricetta. Così. E poi, che dire, pepe. Siamo già arrivati. Una semplicità estrema. Ora andremo a mettere la zucca in forno. Forno abbastanza allegro, 190, 200 gradi, 180, dipende. L'importante, non fatevi prendere dalla fretta. La zucca va dentro, non va toccata, e la dovrete togliere quando avrà veramente una bella crosta, che sarà bella scura, poi vi vedremo insieme. Quindi una semplicità estrema, ma poi mi direte, ora andiamo ad infornarla. Dopo dipende dal tipo di zucca, da quanto acqua ha, dipende il tempo che ci vuole, però è una cottura che va a sentimento, dobbiamo guardarla quando è ora, non posso dare un tempo. Comunque l'importante è non toccarla. Ci vediamo tra un po' con la zucca cotta. Eccoci qua amici, la nostra zucca è pronta.
potrei dire che è stata su una quarantina di minuti circa. Mamma mia che profumo, guardate che meraviglia. Vedete, l'olio se l'è andato a assorbire. Aurora grande, l'abbiamo Aurora oggi che ci fa il video, fa una bella carellata. Vedete com'è bella cotta, brustolita, vedete anche sotto. Ora la mettiamo in un piatto. Vi posso assicurare che questa zucca piacerà a tutti. Queste sono le mie fette preferite, vedete, la buccia è croccante, quasi più buona della zucca. Bene, una ricetta semplicissima, di una banalità, penso che anche i bambini la possano fare, ma con un gran successo. Mangiatela con la salsiccia, mangiatela con le uova, con un riso indiano vicino, insomma, è buona in qualsiasi piatto, diciamo che ci sta bene, di un colore bellissimo, insomma, un grande piatto. Spero che la provate, sono sicura che ve ne innamorerete. Se anche questa ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al mio canale. Ciao!